E bella a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mil. Benvenuti su Restart, a puntata della trilogia di GTA 4. E oggi siamo su GTA 4 The Ballad of Gaetone, come si dice. Presente abbiamo il nostro grandissimo Luis Lopez con la sua 4GT un po' messa non interessante. Quindi adesso proviamo a fare una piccolissima gara. Vai. Dobbiamo dirvi che prima c'era stato un piccolissimo incidente, infatti sì. Questo qui è la seconda volta che rifacciamo il video. Sì, ma guarda. Perché qualcuno aveva dimenticato di accendere il microfono. Ora, partendo dal fatto che io non mi ricordo più com'è che si guida, no? Forse non l'hai mai saputo, cazzo. Guarda come va! La voglio anch'io una macchina così. Ma secondo me, come vedete, che abbiamo messo la nuova lettone. Sì. L'abbiamo lasciata tutta. Taglia l'aria perfettamente sarà macchina. Sì, non c'è che dire, funziona perfettamente. Guarda, l'ho fatto apposta. Una poi. Attento! Ma perché una stella? Non lo so. Vabbè, tanto anche se c'è una stella, tu fuggi in macchina. Ma questa macchina qua è abbastanza uomo. Esatto. Grazie Johnny Creek per aver inventato sta roba qua. Proprio. Ma sta un po' inguidabile, ma cos'è quella cosa lì sotto? La cosa bianca sotto sarà vetro, boh. Yeah, l'assalto mi trovi! Ci va una moto? Sì, c'è qualche lieve problema, quanto. Vabbè, tanto più scassato di così non si può, quindi. Sicuro! Adesso provo a tirare un altro calciolo, adesso questo coso qua è più dopato dei giocatori dei ciclisti. Ecco, perfetto. Perché quando sarò riuscito a sistemare sta. Perché... Partendo dal fatto che non sappiamo quanto tempo che stiamo registrando. Sì, no, sono circa due minuti. Ma chi se ne frega? Sì, ma tu non devi guardare il computer mentre registra, devi guardare lo schermo. Che bello! Oh, guardate dove siamo finiti, signora. Si è aperto il paraurti. No, comunque, guardate quanto è dopato questo qua. Ma cosa fa quello lì con la pistola che ti punta di là? Bastardo! È normale. Guardate quanto è dopato! Ma che? Che no, sta copiando, adesso è piatto. E il poliziotto dove è finito? È scappato dalla polizia. Ma cazzo, è teleportata. Si è teleportato via. Quello lì è nato, ma è scappato. Adesso è scappato. No, si è teleportato. Ora, troviamo una macchina abbastanza interessante. Naturalmente non abbiamo attivato i trucchi. Perché sennò che gusto ci sarebbe qualcosa. Ma perché due stelle? E succede? Ci sta qua mi sta dando due stelle per niente. Ah, ma dai, ma ruba il taxi che tanto non ci cambia. Mamma mia. Ragazzi, questo qui noi del nostro canale Troll Master Channel lo facciamo anche nella realtà, non soltanto nel gioco. Certo. Comunque ragazzi, non drogatevi, non fatevi le canne, non guidate così. Adesso possiamo dire una cosa. Soprattutto non guidate così. Vediamo, no, non c'è, ogni tanto no, ci cascano e vengono contro. Sì, vabbè. Sì, ma va che... Ciao. Ma no, il palo della luce, che poi deve rimetterlo mio padre che fa elettricista. E fa elettricista. Che lo stai dicendo? Fa elettricista mio padre. Sì, ma sto guardando qua è guidabile. Ma no! Ma aspetta, scusatemi ragazzi, ora è più guidabile. Io sono abituato con questa visuale qua schifosa. Ma non si vede il volante. Non è che... Sta pure perfetto quanto volete, ma aspetta. Adesso, attenzione, non abbiamo più stelle! Come nella politica italiana non abbiamo più due stelle. Sono cinque. Benissimo, sto scomparsi le due stelle, grazie. Qua adesso. Ecco, lasciamo giù l'auto, la parcheggiamo bene certo. In mezzo alla strada. Ma fa vedere quest'altro qua, che è un'auto, è un'arma abbastanza assurda. Perché? Dovrebbe essere un fucile a... Guarda che cos'è che fa il nostro caro vecchio fucile a pompa sul fondo. Adesso voi vi chiederete chi è che sta giocando, Jacopo mio, Wolf? Beh, lasciamo voi la scelta. Chi è quello che gioca meglio? Beh, naturalmente Jacopo mio. Oh no, aspetta, voglio dare questo fatto qua, vediamo cosa succede. Ti risdrogo. Vabbè, più bella è così. È ancora un tira, Cosa c'è di strano? Sì, arrivo un po' storto per così dire. No. Cosa vuoi che sia? Vola! Vola la male. Ma guarda la ruota! Non avete visto la ruota? Sì, ma non devi toccare i tasti alla cazzo, eh! Secondo me sta
fumando, non è bello. No, ma no, non ho nessun problema. Allora, adesso vi faccio. Adesso quando. No, non voglio chiamarlo. Allora, visto che poi. Chiama il mio telefono di casa, dai, che ti do il numero. 339-24. Ecco, mi chiamano. Sì, bella ragazzi, se volete il mio numero scrivete, commentate, fatemi i cazzi miei. Bella che c'è la polizia. Ah no, aspetta, dov'è? Ah ecco, guardate quanto funziona il mio caro vecchio amico del mercato nero. Bella. È geniale. Te lo teleporta direttamente davanti. Sì. Ora, mi sono arrabbiato. Oh sì. Sbaglio o vibra il joystick? A questo punto sai guidarlo proprio benissimo, devo no dire. Adesso mi schianto, comunque ci vorrebbe una musichetta. Ragazzi, tirate fuori a tavolo da No, volevamo farlo, tanto che poi secondo me c'era un pieno per fare il copyright. E soprattutto perché non abbiamo trovato la musichetta in internet, dovevamo prenderla dal film. Ma guarda che io ce l'ho la musica del tuo computer. Ah, io non sapevo neanche che l'avevi cercata, vabbè. Oh, vabbè, sapete che a noi piace tantissimo fare i versi con la bocca, come l'ultima volta la storia della sconfitta. No, poi, no, video fa. Adesso guardate. Sì, veramente. Che atterraggio perfetto! Comunque sono atterrato! Non come atterro io magari, che però. Ah, è vero, adesso dovremmo metterci d'accordo, perché non lo sappiamo. Ma forse Jacopo mi farà una serie dove parlerà di vari simulatori di volo per computer. E non solo, anche Minecraft, GTA e tanto altro, ragazzi. Anche COD. Anche COD, no, COD no, perché per carità. Comunque ragazzi, come vi ho detto prima, non sappiamo quando pubblicheremo questo video. Dai che forse atterro, dai che atterro! Atterrato perfettamente! La brutta! Ora vediamo se il trucco del. No, però vivo. No, sì. Però ecco, per aspetta. Indosso paracadute! Ora. Bella! Potete guardare un po' su un pochettino più alto, ma chi se ne frega. Signori, aprite il paracadute! Wow! Io ho avuto un grandissimo problema, quando avevo GTA San Andreas non riuscivo ad andare avanti con l'aereo a decollo verticale, quindi io salivo e poi mi lanciavo col paracadute e andavo avanti con il paracadute. No, ma, vabbè, sto coso qua che va... Vuole il bucco del nero del mondo. Adoro il bianco e nero. Il Vietnam. No, adoro il bianco e nero, ma che bello che è. Bianco e nero? No, il bianco e nero. Allora, vabbè. Giusto per non essere razzista. Cavolo, questo qua è... cos'è? Ricordo quasi chi. Oh ragazzi, non me lo ricordo, non sono razzista. LOL. Non sono razzista, ok? Notate che abbiamo trollato il... Sto qua, ma cosa sta facendo? Abbiamo trollato DJ lì, come cazzo si chiama? È lui? No, signore. No, io mi confondo con DJ, quello di A Tutto Reality d'Isola. Per chi guarda ancora questo cartone a Bibi Minchia, sappiate che benissimo lo guardo anch'io. Sì, vabbè, lui fa la parte, su salta passerello, bella. io ti sparo con 5.7 nel sedere e mi cerca di nuovo la polizia, ora la polizia ce l'ha con me. Guardate che sti qua ce l'hanno con me, sono come Berlusconi. Ragazzi, voi non sapete cosa sta succedendo in sta stanza? Perché ci mancavano i pezzi, allora ci siamo arrangiati, c'è il microfono impilato su una pila di libri. Topolino. Ecco, notare bene. No, li leggi ancora. E poi. Poi ci sono fili dappertutto. C'è un lettore che serve per registrare, che è qui che sta funzionando, tu scassato. Oh vabbè, un altro. No, allora, scusatemi ragazzi, io poi non mi va da bene, no, tagliati, non mi va da la polizia. Quindi. Guardate come funziona. No! Adesso mi vado con il disconto, ecco. Ora, ragazzi. Non sappiamo proprio cosa fare. Salve. Ora, naturalmente GTA non è soltanto prendere sotto le persone, ma ragazzi dobbiamo accontentarci. Dai Wolf, che subito dopo ne registro uno anch'io, che facciamo una cosa in GTA stratosfericamente da strogo. No, poi facciamo anche quella già che ci siamo, che è più da strogo. Aspetta, prima cosa, come vedete questo qua è più drogato. Sì, cazzo. Di Armstrong, non di Armstrong, quello lì è un altro. No, anche nei Armstrong era dopato quando doveva andare il cellulare. Ah, bello.
Come vola! Abbastanza storto. Cosa fa sto qua? Si finge morto per... Oh! E l'ombra è... Vabbè. Ciao! Io se tiro... Ma come fa sta sospeso in aria l'ombrello? No, quanto interessante, guardate quanti anni ha. Ma come fa a tirare fuori tutte? E c'era tutto. Allora, scusa, com'è che tiri fuori un'arma e subito arriva la polizia? Due stelle di già. Non hai fatto niente? Guardate ragazzi. Oh, ho fatto quel collo. Ah, infatti siamo saliti a 3 stelle. Infatti. Ma no, ho fatto il marchio! Ti vedi che non lo so combinare. Ecco ragazzi, adesso abbiamo qualche lievissimo problema con la giustizia. Un bel lanciagranate ci farebbe comodo. No, beh, si fa. Dai, un bel lanciagranate. Oh, dai signori! Siamo in mezzo al fuoco! Fuori le tavole da surf! Il napalm, guarda il napalm! Sì, che qua sto distruggendo tutto. Prima che avevi il coso e adesso non ho dietro il... Ma sto qua cosa faceva? Dormiva in auto? È morto! Ah, sentite che belle! Sentite che belle! Che sia bene! Kamikaze style! Stavo preso! Yok. Mamma mia! Stiamo facendo un casino bestiale! Sì, è uno! Tanto anche qui dove abitiamo noi non è che sia molto diverso, eh. Cioè. Oh, siamo in Italia signori, Mica in Vietnam. Poi lo chiamerò, Coca di Snow. Per mai chiamare. Ma sentite che rumore che fa! Poi ce l'ho proprio detto. Io me ne vado! Sì, fare così non è bene. Ma no! È tornato indietro, stupida! No. Come vedete siamo dei pro nel guidare le auto in GTA. Ma sto cosa qua! C'è qualcosa che non va, mi sa, in quest'auto. Oh, no! Tira fuori! Io dico non ho più la polizia! Scappa, scappa! Guarda dove sono! Allora devo farlo! Allora! Sto cosa qua! Sdrogo totale! Infatti sono morto! Sì, ma lo sdrago non è portato ai limiti estremi. Ok ragazzi, sono morto una volta. Quante volte dovevamo morire? Chi se ne frega? Siamo a 12.38. Abbiamo ancora tempo. Quanto è che lo facciamo lungo? Ma dai, una ventina di minuti. Ma sì, dai, calma. E poi ne facciamo subito dopo un altro in cui faccio vedere io tutto quel che so fare. Che bello, sì, come penso avete visto non sono tanto andato quindi avanti, quindi. Non ho niente. Ma no! Aspetta, che sto qua mi sta tanto simpatico e come giusto che sia quando non ti sta simpatico bisogna sparare in testa, ma perché la polizia? Sono innocente, fino a parola contraria. Teoricamente dovrei esserlo poi. Ora ragazzi, trucchi forever. Anche salute. Ops. Ma dove qualche... siamo finiti? Abbiamo qualche lieve problema. Cosa ci fa un muro in mezzo alla strada? Oh no, aspetta, adesso qua dobbiamo inventare. Ecco. Leggibilissimo sto cellulare, eh. Vabbè, SD. È un Nokia tra l'altro. Vabbè, tutto normale. Comunque ragazzi. La moto parcheggiata in mezzo alla strada, cosa c'è di strada? Ma dove? No, ogni tanto. Tira fuori da qualche parte un mercato la moto. Sì, USA, USA. Cioè no, hanno balzato. Poi la moto rimbalzano. E anch'io lo faccio quando faccio incidenti in bici. Tu sei un caso a parte. Ma che? Cosa vuole? Oh, dicevo. È la polizia. Allora, adesso fa quel che ti dico io, va? Ruba un'auto a qualche parte. No, la moto è un po' più divertente. No, no, ruba un'auto, ti spiego io cos'è che bisogna fare. No, aspetta, anche ragazzi, adesso qua dobbiamo farlo. È tutto prima cosa da fare è trovare una stazione della moto. Ma cosa serve? Ma no! Devi fare come ti dico io, prendi un'auto e vai in un posto molto interessante. La...
Sì, va bene anche la stazione, basta che rubi un'auto. Ma poi no. Ma poi non posso entrare dentro la metropolitana con le auto. Devi rubare un'auto e basta, e va dove ti dico io. Anche mi faccio questa cosa da qua. Vabbè, dai, allora se lo facciamo stavolta lo facciamo nel mio prossimo video, che ma sì, vi faccio vedere una stronzata pazzesca. Perché è quello che abbiamo fatto noi. Vabbè, anche ora. Yeah, USA, USA, USA. Perché una stella? Non abbiamo fatto niente. Ok, dove è entrata la metropolitana? Eccola. Naturalmente io sono con il ciclo, ma non sono anche gli amici della metropolitana. Ora vai indietro piano, bravo, e adesso vai giù. Sì, non, sì, ma per andare giù non ti devi schiantare. No, devi andare giù. Si sta qua, vabbè, torniamo in pieno. Ma quante scale? Però devo fare tutti i dritti. Ah mo, l'altra scala. Non ho fatto visto un museo della Bino con cui salivo e scendeva le scale. Con la moto. Io l'ho visto anche qui. Adesso. Alla nostra stazione. No, 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 no! Mamma mia! Questa palla qua è geniale. Pro. La polizia non sa più dove mi trovo. Salve, volete un passaggio? No, ma... c'è qualche lieve problema. Ma che curve di merda. Ma no, che... prendilo... non tre volte a sinistra, porta male. te l'ho detto io che portava male. Ma stai girando a destra. Te l'ho detto io che portava male. Che bello, ragazzi, adesso usciamo. Ah no, aspetta, no, cavolo, ho sbagliato. Retromarcia? Vediamo, pagare tutti i conti che ci stiamo a sfogliare. Se ho ragione, per me sbatto aveva visto un buco. Infatti, ragazzi, cade! Non si è fatto niente. Poi è geniale sta cosa, eh. Comunque ora, arrivo, altra colina che dobbiamo fare. No, non voglio chiamare... Ok, ragazzi, sentite, non sono abituato a fare queste cose qua. Adesso, ragazzi, come penso saprete tutti... Vabbè, situazione... Ok, ragazzi, come penso molti di voi vi avranno detto, non bisogna mai sparare all'ambulanza. E questo mi sembra giusto, ma... No. Ah no, è vero, scusatemi. Ma potrebbe anche fermarsi, eh. Infatti. No, ecco, no, un bastardo. Ma non ti... è proprio... Adesso ripartono. Ah, ecco, ora ragazzi, come sapete, non bisogna mai sparare l'ambulanza. Ma io non l'ho sparato. No, ma... Ok, mi ha fatto arrabbiare. E quando mi arrabbio io... Ma no, non sparare all'ambulanza. Noi non stiamo sparando. No, tu no. Io no. Oh, ma cazzo, non si ferma. Quanti coppie sta sparando? No, ragazzi, non stai già di localizzatore. Ah, questa qua deve essere abbastanza... Non ci sono le chiavi, nessun problema. No, vai, vai, no, no, no! Perché? Questa è sfiga! Dovevi uscire subito quando hai visto il poliziotto. Teoricamente dovresti essere uscito da lì, no? Ok, ora chiamiamo il nostro caro vecchio amico. Ciao, mi dai delle armi? Qua. Il nostro amico Jusuf, di cui parleremo prossimamente, in un video in cui tra l'altro spiegherò anche come farci una canna. Che bello, ragazzi, penso che questo qua sia il finale, che dobbiamo farlo al finale. Bella. Mi sembra giusto. E che c'è di meglio se non mette a terra fuoco l'intera città? Mamma mia, io ieri sono andato al mio barista preferito e praticamente lui possedeva le canne in bustina, canne a zucchero si chiamano. Ne aveva in gran quantità, ve lo giuro. Ma guarda che il canne a zucchero non c'entra niente, non è una cosa.
E allora chi è che sniffa i cani al buco? Non lo so, c'è un mio amico che sniffa i cani, da Zucker. Forse non sono da Zucker. No. No, ragazzi, a quanto qua mi sa che non ce la facciamo da chiudere l'aeroporto. Se ci fosse qualcuno... Giustamente io non lo so. Perché naturalmente passa anche l'armato siriano in mezzo alla strada. Sganciate le armi chimiche! Facciamo anche un po' di pubblicità in base alle statunitense del... Siriani, se ci state ascoltando... No. È caduto da solo, ma... Ma è scemo. Siriani, se ci state ascoltando, vi dichiariamo guerra noi di Trollmaster Jam. Metteremo a fare un fuoco la nostra città come abbiamo messo a fare un fuoco lì a tutti. Prima dobbiamo però trovare un aereo per arrivare fin lì perché... E poi una PC. E poi no, soprattutto dobbiamo scaricare un'estensione della mappa per arrivare fin lì. Le mod esistono. La mod è per andare in Siria. Sì, ma come mai non me l'ha dato una stella? Cosa c'è di strano? Tu sei della nose. Naso. Poco naso, ragazzi, naso investimento. Ok ragazzi, adesso forse spaventeremo quando ci troveremo la mafia a casa. Ma è tutto normale. Salve, buongiorno, come va? Passate un bel inverno? Un po' caldo, ma poco. Oh ragazzi, mi sembra giusto di coprirsi le spalle, anche se... Sì, ma se potessimo anche salire in cavalcavia... ma sto coso qua sta andando al massimo. Come sta andando al massimo? Ma com'è che si vede? Non vedo neanche dove sta sparando. Ecco appunto. Salve, come va? Passate una bella estate? Sto fredda. se l'inverno caldo, scusa, Polizia, ciao! Ha preso fuoco il poliziotto! Ha preso fuoco! Sto coso qua sfido chiunque a fermarlo. Se ci fossi stato in GTA San Andreas mi sarei divertito. Guarda che c'era il caso di GTA San Andreas, se mi ricordo. Sì, ma non era figo come questo. È sempre... guardate, posto di blocco, nessun problema. Siamo arrivati a 22 minuti. Il nostro scopo è quello, entro 5 minuti, di raggiungere le 5 stelle. 6 stelle. Ci siamo a 3. Ce la faremo? No. Sì, dai, 6 stelle, 6 stelle. Guardati, 6 stelle. Sì, ecco, un po' di parkour col camioncino. Cioè, sto quanto qua è un cavolo. Un po' di parkour col carro armato, cosa c'è di strano? Guarda dove è finita la polizia. Dai, 6 stelle, più veloce, dai. Oggi 6 stelle. Sta rallentando il tuo fuoco, ma no. Vediamo un po', stavo pensando, ce la facciamo a tirare giù lì? Okay. Ah no, aspetta. Ma perché non mi dà? Cioè, uno no, non trovate niente, stanno io col cavolo armato e non mi date 6 stelle. Siete scemi. Tiriamo giù il carro armato. L'elicottero che non vuole andare giù. Ma a 6 stelle, a 6 stelle arrivano i carri armati nemici. No, qua non esiste. La polizia non può guardare il carro armato. No. Guarda! Guarda come messa! Si è calpeggiata. Ma ne abbiamo solo 3. Cioè non so, stiamo tirando giù. Più di così? Ragazzi, vedete quanto è difficile raggiungere le 6 stelle? Ma una volta mi ricordo che c'eravamo, ti ricordi quando avevo fatto saltare la... mi ricordo, qualificato l'abbiamo fatta, che io avevo preso l'elicottero. Ero atterrato su un ponte, avevo bloccato tutto il traffico, ho fatto saltare in aria. Poi andavo indietro col camion della polizia, le 6 stelle comunque ci avevo arrivato. Guarda, poi ero morto, però... 4 finalmente! Sta attento a non uscire dall'aria, sennò poi si vanno in fumo le nostre stelle. Sì, ma sta...
Cioè, abbiamo valutato il momento, signori. Ragazzi, 24 minuti. Ah, forse non ce la facciamo. Ce la dobbiamo fare. 6 stelle in un minuto. Ma sono sti che non ce ne danno. Dai, guarda se quanto cosa sto facendo. Sto facendo saltare l'aria a tutto il mondo. Ah no, aspetta, aia. Aia. Ok. Che culo. Ah, ho geniale personale, signori. Se avete problemi? Ma uffa. 4 stelle, ma perché? Non c'è gusto. Ma dovrebbe essere... No, qua dovrebbe essere pieno di gusto. Cioè, mi sta sparando. Per quest'ultimo minuto passiamo il joystick e ci divertiamo. Oh, ci giunga piano a casa, spando a casa. Cavolo, di FBI, signore, piano. Adesso mi beccano. Mamma mia, ragazzi, abbiamo l'FBI contro anche. No problem. Come vuoi che sia. Per dei pro come noi. Mamma mia. No, non voglio fare la missione. Aglio, ancora. Di nuovo. Per fortuna che noi abbiamo i nostri sistemi. Ho il mio genere personale, ragazzi. Oh, non contente che noi tutti. Me ne frega niente di quello che pensate voi. Vabbè, tanto il tempo è già scaduto, basta arrivare a 6 stelle, se no passa mai il joystick e ci penso più. Oh, poi possiamo benissimo chiudere qua. No. Ma se no qua niente dopo meno. O facciamo due puntate. No, perché dobbiamo riprendere da qui. Allora, l'idea è di fare due puntate a questo punto. Metti in pausa il gioco? No, ragazzi, direi di salutarci qua. Va bene, ci troviamo la prossima volta con una prossima puntata. Quindi bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mi, alla prossima!